Il mattino, un viaggio a ritroso nel tempo, attraverso le pagine più importanti e le notizie che hanno fatto la storia. Giugno 1914. A nome di tutti i partiti dell'ordine, disgustati e sdegnati degli eccessi a cui un'infima minoranza di teppisti e sanfedisti si è abbandonata in questi due giorni. È l'inizio di un appello sferzante che annuncia ai cittadini una grandissima manifestazione di protesta a Piazza del Plebiscito. Il mattino si schiera contro l'incessante progressione di scioperi, tumulti ed incidenti, a volte mortali, che caratterizzano la violentissima settimana rossa. A questo appello, secondo quello che riferisce il mattino e il giorno dopo, risponderanno circa 150.000 persone. 29 e 30 giugno 1919. Il fato degli Asburgo. L'erede al trono d'Austria e sua moglie, uccisi a colpi di revolver. Il mattino racconta quella che sarà la causa scatenante della Prima Guerra Mondiale. L'omicidio dell'arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo sconvolge gli equilibri mondiali. Il commento su questo evento viene scritto direttamente da Scarfoglio. È un commento che anticipa scenari futuri su quando sarebbe scomparso anche il vecchio imperatore Francesco Giuseppe. La sua morte getterà l'Austria in uno stato di incertezza e di debolezza. 14 e 15 gennaio 1915. L'Italia è in lutto. Il mattino racconta il terremoto in Abruzzo. Una tragedia iniziata il 13 gennaio e seguita alacremente da due inviati del quotidiano, Antonio Scarfoglio ed Ermanno Amicucci. Il giornale racconta la distruzione della città di Avezzano, di Arpino, Sora e Isola Liri. Allo stesso modo apre una sottoscrizione a favore delle vittime del terremoto, il cui ammontare a fine mese registra la cifra di oltre 52.000 delle vecchie lire. Lunedì 24 maggio 1915. L'Italia è in stato di guerra con l'Austria. Da lunedì 24, l'annunzio ufficiale diramato dall'onorevole Sonnino agli stati esteri. Evviva l'Italia! Il Regio Governo rompe qualsiasi indugio e il mattino dedica un'intera pagina al coinvolgimento della nazione nella Grande Guerra, descrivendo l'atmosfera a Napoli e creando paragoni con l'ingresso di Garibaldi in città appena 55 anni prima. La Prima Guerra Mondiale monopolizza le pagine del mattino. Durante il conflitto, Carlo Scarfoglio è l'inviato di punta e con i fratelli Paolo e Antonio percorre già da alcuni anni le orme dei genitori, Matilde Serao ed Edoardo. 22 e 23 ottobre 1922. Nell'imminenza del congresso fascista di Napoli, abbiamo voluto chiedere alla cortesia dell'onorevole Mussolini qualche ragguaglio sulla dunata che tanto occupa e preoccupa lo spirito italiano. Il mattino intervista il leader del Partito Nazionale Fascista, Benito Mussolini. Il congresso all'Hotel Vesuvio di Napoli è la premessa verso la celebre marcia su Roma e l'ascesa inesorabile del fascismo in Italia. Una grande adunata viene organizzata da Aurelio Padovani, leader e tra i fondatori del fascio napoletano. Mussolini tiene anche uno storico discorso di inaugurazione del congresso al Teatro San Carlo il 24 ottobre. Ad ascoltarlo ci sono anche esponenti liberali come Benedetto Croce. In questa decade, Matilde Serao si separa umanamente e professionalmente da Edoardo Scarfoglio, il cofondatore del quotidiano. Muore poi il 6 ottobre 1917. Il funerale è solenne, la città si ferma completamente ed il corteo parte dalla redazione storica fino all'Angiporto Galleria di Napoli. In questi anni, il mattino comincia a delineare uno spazio più capiente alla cronaca di Napoli. E all'occasione mostra anche il suo lato glamour e all'avanguardia con un grande concorso di fotografie balneari. Donne in costume da bagno, con il nome del fotografo nelle immagini scelte e pubblicate su tutta la terza pagina, con una doppia classifica e doppi premi in denaro, sia per i soggetti, sia per le fotografie.